Mari e Monti. Che siete un pochettino d'accordo con noi, con quello che abbiamo messo in questa canzone, e vi rubo solo 10 secondi per spiegarvi alcuni retroscena che giustamente voi non li conoscete, perché dovete sapere che Mari e Monti, la canzone, quando è stata creata proprio nel periodo
che c'era al governo Mario Monti. È per questo che si intitola così, Mari e Monti. Però non è nata proprio così come l'abbiamo cantata adesso, perché poi è stata nel cassetto un po' di anni, perché abbiamo detto la crisi passerà, i telegiornali dicevano tutte queste cose qui, e allora noi abbiamo detto inutile tirare fuori una canzone, mettere il dito nella piaga quando poi si starà meglio. Invece abbiamo visto che le cose andavano peggio, si peggiorava sempre. Allora abbiamo detto no, bisogna tirarla fuori e fare sentire anche a quei signori lì di Roma quello che pensano gli italiani. Allora abbiamo tirato fuori Mari e Monti, la canzone, però abbiamo dovuto cambiarla un po', abbiamo dovuto ammorbidirla un po', addolcirla, perché se no ci arrestavano tutti quanti e quest'ora eravamo in gattabuia. Però visto che è passato del tempo, vi posso cantare com'era l'originale di Mari e Monti, com'è nata proprio, com'è stata studiata Mari e Monti, posso? Sì. Faceva così. Ci han promesso per anni e poi per anni Mari e Monti, ora ci han dato i monti che hanno prosciugato i mari. Era bella, però ci arrestavano tutti quanti, non potevamo cantare queste cose qua proprio a Monti. Allora signori, noi abbiamo terminato la parte musicale qui in mezzo alla pista, ma non andate a casa perché ci sono state ancora delle richieste, avete richiesto ancora, eravamo in 19, farò anche quello, prima della fine della serata faremo tutto.